Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video che sarà un po' diverso dagli altri video perché purtroppo, come sapete, come molti sapete, settimana scorsa cadendo da cavallo in gara mi sono rotta la mia fantastica clavicola sinistra, no? E settimana scorsa ho praticamente passato una settimana d'inferno perché non riuscivo ad alzarmi, se mi alzavo mi girava la testa. Qualsiasi movimento io facessi mi faceva un sacco male la clavicola, infatti adesso mi sono buttata sul letto e mi ha fatto molto male, però diciamo che mi sono abituata e mi devo abituare anche a stare in questa posizione perché la clavicola si aggiusta solo in questa posizione, non devo rimanere gobba. E vabbè, settimana scorsa appunto non ho avuto il tempo, diciamo, cioè il tempo l'ho avuto, no? Ho avuto la forza di registrare qualche video perché anche solo gesticolando in questo modo come sto facendo, perché sono rossa qua, mi faceva tanto tanto male la clavicola. E vabbè, oggi è lunedì e questo video deve uscire domani ed è un video che praticamente ho fatto sia per spiegare un po' cos'è successo brevemente perché alla fine io non mi ricordo niente, me l'hanno spiegato solo mia mamma e Luca, e sia per dirvi quanto è importante la sicurezza in qualsiasi cosa fate. Sinceramente io avevo un video già pronto prima che mi facessi male che parlavo della sicurezza in qualsiasi sport o in... Cioè, generalizzavo proprio la sicurezza, no? Il casco, qualsiasi protezione, perché è un argomento che io tengo veramente a cuore, ci tengo molto, 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 e appunto vedete cos'è successo. Però ho deciso di rifarlo anche perché ho proprio avuto l'esperienza, no? E dopo questa esperienza riesco un po' più a parlare nel profondo, non so come spiegarlo. Allora, brevemente vi dico che di questa gara non mi ricordo assolutamente niente, soprattutto di domenica. Voi di domenica mi dite qualcosa? Io non me lo ricordo. La mia giornata di domenica inizia alle 6 di sera, perché lì mi sono svegliata e ho iniziato un po' a connettere, ma del resto proprio niente. Venerdì e sabato, se magari mi raccontano qualcosa di quello che ho fatto, mi ricordo bene solo il sabato sera sono andata al compleanno di Andre e sono andata all'escape room. Questo è il mio weekend, venerdì, sabato, domenica, perché non mi ricordo assolutamente niente. Aia, mi fa tanto male, mi devo abituare a stare così perché se no mi fa tanto male se sto gobba, anche perché la clavicola si aggiusta solo se io sto in questo modo. Tra l'altro, scusate se magari vedete qualche macchietta qua, ma questo è un tutorial veramente uno scomodo, due molto spesso che mi tiene un sacco di caldo, infatti ho un caldo allucinante e nonostante io mi lavo magari con la salviettina 5 volte al giorno, no? 5 anche di più. Rimangono comunque intrappolate sotto questo tutore che mi tiene proprio le ascelle soffocate, no? E magari un po' di puzza, che schifo. Solo a pensarci mi viene da vomitare, cioè. E magari vedete un po' di macchie sia per il sudore, sia per tutto il profumo che metto, sia tutto il deodorante che metto che mi macchiano questo povero coso che continuo a toccare e soprattutto continuo a muovere il mio braccio sinistro, cosa che non dovrei fare perché la mia clavicola deve stare ferma. Vabbè. Domenica scorsa sono caduta in gara da cavallo. Per chi non l'avesse visto, metto il link sotto, anche perché, cioè, nel senso è il video precedente, per cui andate a vedere o comunque cercherò di mettere il pezzo in cui cado proprio qui, adesso, in questo momento. Come vedete io dopo la caduta, a parte che non so l'errore che ho fatto perché non mi ricordo se la distanza era vicina, lunga, assolutamente era lunga, cioè dal video che ho visto era lunga, se il terreno era scivoloso, però mi hanno detto che il cavallo scivola, non ho capito assolutamente niente. Vabbè, stavo dicendo, dopo la caduta io sono rimasta per terra e il motivo per cui io sono rimasta per terra è perché ho avuto questo trauma cranico, no? Non capivo proprio niente. Mi si è praticamente spezzato il cap, la visiera. Metterò qua la foto perché l'ho messa forse solo su Instagram. Vabbè, mi si è spezzata questa visiera di cap e tutti i pezzettini mi sono andati in faccia. Infatti fino a qualche giorno fa avevo lividi ovunque, lividi, graffi, non lo so, ero veramente orrenda. E non ho fatto video per cui non... Ho qualche foto, no? Però basta foto. Vabbè, è successo che subito dopo sono andata in ambulanza, no? In tutto ciò c'era solo Luca. Di solito io sono abituata ad avere mia mamma in gara, che è proprio un mio punto di riferimento, avere mia mamma in gara.
E infatti mi sono alzata dopo che i medici mi hanno fatto rimanere lì per terra perché non capivano cosa io mi fossi fatta male, perché non riuscivo a spiegarlo, perché mi toccavo la costola qua, poi dicevo che mi faceva male, non lo so tutto. Sono andata in ambulanza, lì ho iniziato a piangere a dirotto, a urlare, cosa che quando Luca mi ha detto io mi sono vergognata tantissimo. E vabbè, da lì abbiamo capito che comunque avevo sto stato di amnesia, che non ricordavo niente, o comunque trauma cranico che... Ciao, la testa era andata. Un anziano con l'Alzheimer sembravo. Ero veramente, dai pochi video che mi hanno fatto, che comunque ho messo e alcuni ho cancellato dal video che è uscito l'altro giorno, mi sentivo proprio un vecchio con l'Alzheimer perché ripetevo sempre le stesse cose. Ai, come avete visto, Firefox come sta? Cercavo la mamma, però forse quel pezzo l'ho tolto e... No, la mamma già c'era, vabbè, ripetevo tantissimo Firefox come stava, ma non perché io lo facessi apposta, ma perché veramente non mi ricordavo che mia mamma o comunque i medici o Luca mi rispondevano. Dopo che mi rispondevano io lo richiedevo 20 volte, io non so la pazienza che hanno avuto a rispondermi ogni cavolo di volta. Io fossi stata in loro mi sarei tirata una botta in testa. Easy, proprio così. Successivamente mi hanno portato in ospedale a San Gerardo Monza, dove mi hanno fatto la prima TAC, che è la visita che ti fanno al cervello, alla testa, ed era risultata negativa. Però la regola, diciamo, non so se è la regola, mi hanno detto che dovevo rimanere anche fino alle 12 ore dopo che è successo tutto. Per cui ho fatto la gara alle 11 e mezza, sono caduta alle 11 e mezza e sono rimasta fino alle 11 e mezza in ospedale, perché alle 11 e mezza ho fatto la seconda TAC. Anche quella era risultata negativa, fortunatamente. Proprio la mia testa che è fuori posto, no? Ma magari questa caduta mi ha aggiustato qualcosa, ma non penso proprio. Dopodiché, no, non dopodiché, in mezzo tra la prima e seconda TAC, penso, oppure prima della prima TAC. Sinceramente, questo non lo so, o me l'hanno detto e non mi ricordo, oppure non me l'hanno detto. Ho fatto la lastra e dalla lastra è risultato che io ho la clavicola. Mamma. La clavicola fratturata, però fortunatamente è una frattura composta, perché se fosse stata un altro tipo di frattura, tipo scomposta o cose così, dovevano ingessarmi e io dovevo rimanere in questa posizione esattamente più di un mese. Io non sarei, cioè, non sarei resistita in questa posizione. Vi immaginate io tipo un mese di video così, in casa che parlo così. Tra l'altro ho il problema, no, che ogni 3 giorni, guardate, il tutore è fatto così, no? Non riesco a che male così. E vedete che qua tipo dietro ci sono dei lacci, adesso precisamente non so dove. E ogni 3 giorni va stretto e ogni volta che me lo stringono è una tortura, perché mi metto sempre più così, però mi si stringe sempre di più qua. Per cui se riuscite a vedere, io ho anche una mini irritazione qua. E qua non lo so perché solo dalla parte in cui io mi sono fratturata la clavicola mi si blocca tutta la circolazione del sangue, perché mi bloccano le arterie, bla bla bla, e mi si gonfia questo braccio. Infatti io il giorno prima di Malpensa, venerdì, la sera sono andata in ospedale perché avevo un braccio grosso così, tutto duro. E anche se magari riuscivo, cioè lo allargavo un po', non si sistemava. Allora io mi sono preoccupata, oddio non lo so, anche mia mamma, e allora si è andata in pronto soccorso, ma alla fine niente. Devo restare in questa posizione in modo che il tutore mi faccio passare un po' il sangue e il braccio si sgonfi. Perfetto. Vabbè, ho già detto che settimana scorsa purtroppo non sono riuscita a fare video, e purtroppo un'altra brutta notizia è che non vado in Giappone. Come non so se lo sapete, vabbè, la data di partenza era prevista il 20 maggio, no? Cioè mancano 8 giorni. E io non riuscirei veramente ad andare in giro con questo coso, anche perché in Giappone, come sapete, quando visitate i posti si cammina tanto, no? Si visita di qua, di là. E io già tanto, se riesco a stare fuori casa, tipo un'ora. Ho tipo sgarrato questi 2 giorni, ma pensa che sono stata tante, tante ore. Infatti arrivavo la sera distrutta, con un male atroce, tachipirina da mille. Non so come ho resistito. Poi ho messo proprio... Ho detto, magari vado in treno, vado in metropolitana, vado da qualche parte, un po' affollato, mi prendono dentro, io devo ricominciare la cura tutto da capo. E io quello che voglio fare, diciamo, è tornare a montare. Questo è il mio punto fisso, io voglio ritornare a montare, per cui prima guarisco, meglio è. Meglio è. Questo deve essere.
Un altro argomento di questo video è la sicurezza. La sicurezza, ragazzi, vi prego. È un argomento che io ho tanto a cuore. È molto importante per me, in qualsiasi sport, in qualsiasi contesto nella vita, la sicurezza è veramente importante, perché io adesso tra poco scendo, vi prendo il cap che io ho usato in gara, vi faccio vedere le condizioni e devo dire grazie a questa cosa perché mi ha veramente salvato la vita. Niente, sono scesa subito a prenderlo perché era già pronto lì sulle scale. Penso sia questo comunque. Sì, è questo perché vedo ancora un po' di terra. Questo è il resto del mio povero cap. Come vedete c'è ancora... Mette fuoco. Ecco, c'è ancora tutta la terra. Poi dietro sinceramente non l'ho visto. Un cap già che si rompe così, devo dire che la botta era molto forte. E io veramente cap ti ringrazio per avermi salvato la vita. Vi prego, mettete sempre questo piccolo gioiellino. E una cosa che io non capisco è la gente che magari monta e ha due cap. Uno più brutto quando magari lo prendete quando iniziate, e poi quando praticate questo sport da un po' più di tempo che vi viene regalato questo bellissimo cap, che diciamo è un po' quello che hanno tutti. Questo, io sono sponsorizzata a questa marca, per esempio questo cap era anche, me l'hanno dato per la sponsorizzazione. Io spero riescano a ripararmelo perché io sono innamorata di questo cap. Vabbè, stavo dicendo, c'è gente che tiene il cap, diciamo quello che costa un po' più economico, per stare a casa. Poi in gara, dato che vogliono fare un po' più, non lo so, un po' più eleganti, vogliono essere un po' più eleganti, mettono il cap che magari è costato un po' di più. Assolutamente no, se il cap costa di più c'è un motivo, veramente un motivo molto più importante, appunto la sicurezza. Io adesso non sono qui assolutamente per fare la pubblicità a questo cap che è la Cap Italia, no? È il mio sponsor e io sono, diciamo, obbligata a usare Cap Italia, ma anche perché io è dal 2014 che ho Cap Italia. Se questo cap costa, non lo so, 200-300 euro in più, è perché c'è un motivo, non perché è più bello, ma c'è veramente un motivo di sicurezza. Per cui vi chiedo gentilmente, anche se non mi ascolto, non sono vostra madre, non lo so, il rischio è veramente dietro l'angolo, non lo so. Potete fare anche una caduta stupidissima, magari salite dal cavallo e cadete, per qualche motivo cadete, il cavallo si spaventa, cadete, picchiate la testa. Voi avete questo coso che può salvarvi veramente la vita, per cui è un consiglio che vi do, che io ci sono appena passata. Non so quanto è durato questo video, spero abbastanza, sarà con pochi tagli, poche modifiche, la musica non so se la metterò. Purtroppo sono veramente... mi sono conciata all'ultimo a fare questo video, però raga, non sono veramente riuscita a farne uno perché io ero così, ho passato una settimana così, per cui mi dispiace. Vi prego, tornerò a quella di prima, anche se da molti di voi non vi piaccio. Io tornerò a quella di prima. Noi ci vediamo nel prossimo video. Vi dico già che i prossimi video non saranno video al parco a Gardaland o dall'altra parte del mondo. Dovrò stare in casa e uscirò poche ore al giorno, per cui mi inventerò qualcosa, ve lo prometto. Tornerò, vi mando un grosso bacio e ci vediamo venerdì.